Carissimi ragazzi, care ragazze, buongiorno. Io sono Giovanni Comelli, sono il direttore del Dipartimento di Fisica dell'Università di Trieste ed è un piacere per me accogliervi oggi, anche se solo virtualmente, per presentarvi un po' le cose che facciamo qui a Trieste, quale può essere l'offerta che facciamo agli studenti che come voi si stanno affacciando alla scelta universitaria. Innanzitutto, la fisica. Che cos'è la fisica e perché studiare fisica? La parola stessa, fisica, viene dal termine greco physis, che vuol dire natura. La fisica è quella branca della scienza che si interessa, che desidera studiare la natura. Desidera studiare la natura utilizzando un metodo che è nato proprio nell'ambito della fisica stessa, il metodo scientifico, per cercare di carpire i segreti della natura, come la natura funziona, quali sono le leggi a cui obbedisce nei vari fenomeni che toccano la nostra esperienza di tutti i giorni o anche quelli più remoti e più reconditi. Per questa avventura, che è l'avventura della conoscenza, in particolare della conoscenza scientifica, ci sono due così aspetti che tendiamo a dare per scontati, ma che in realtà scontati non sono. Il primo aspetto è che la realtà, così come ci è stata data, noi non l'abbiamo costruita, diciamo, ci siamo trovati immersi in questa realtà, in questo universo, la realtà è una realtà razionale e ordinata, obbedisce a delle regole specifiche. Le cose non accadono a caso cambiando un giorno dopo l'altro. I fenomeni naturali sono fenomeni razionali, seguono delle regole, delle leggi, e sono delle regole, come dire, a cui la realtà obbedisce in modo preciso. Noi siamo in grado di prevedere quando sarà il momento in cui domani o fra un mese o fra 20 anni il sole sorgerà, l'esatto momento in cui sorgerà e in cui tramonterà, perché è un fenomeno che obbedisce a una regola precisa che noi siamo in grado di comprendere. E questo è il secondo punto. Il primo punto è che la realtà è ordinata, è razionale. Il secondo punto è che noi siamo fatti in modo tale da poter pian piano, con fatica e attraverso un lavoro lungo, anche molto lungo a volte, ma siamo in grado di carpire i segreti o le leggi, diciamo, con cui la realtà funziona. Quindi siamo fatti in modo tale che siamo in grado di penetrare l'apparenza delle cose e arrivare alla radice, capire come la realtà è fatta e quali sono le leggi a cui obbedisce. Questa è l'avventura del fisico, quello di pian piano riuscire a capire i segreti della natura. E questo è il motivo che alla fine giustifica lo studio della fisica, perché in questa avventura della conoscenza c'è un senso di appagamento e una corrispondenza, scatta qualcosa che rende ragionevole la fatica che è necessaria per questo lavoro. Perché fisica a Trieste? Beh, Trieste è tutto sommato un piccolo dipartimento, siamo circa una cinquantina fra professori e ricercatori al Dipartimento di Fisica dell'Università di Trieste, ma è un dipartimento molto vivace e immerso in un contesto molto favorevole, come vi dirò fra poco, per cui credo che valga la pena prendere in considerazione la possibilità di Trieste per chiunque si approcci e abbia questa ipotesi di studiare fisica. Come didattica, dal punto di vista della didattica, noi offriamo due corsi di studi, uno corso di studio, il cosiddetto la laurea triennale in fisica, il corso di laurea triennale, che appunto dura 3 anni e costituisce la prima parte del percorso. La seconda parte è un curriculum, è un corso di laurea magistrale in fisica che si fa dopo aver conseguito la laurea triennale e che comprende al suo interno 5 diversi curricula, secondo vari ambiti interni alla fisica stessa: fisica della materia, fisica nucleare e subnucleare, fisica teorica, fisica terrestre dell'ambiente interdisciplinare, astrofisica e cosmologia. Vedete, sono campi anche molto, molto diversi, perché la realtà è amplissima e la fisica tendenzialmente
si interessa a tutto quello che costituisce la realtà. E quindi, diciamo, anche noi nel nostro dipartimento, come percorso didattico, offriamo queste possibilità di interessarsi ad aspetti diversi secondo così, i talenti che ciascuno ha e anche le inclinazioni che uno si trova ad avere. Al termine della laurea magistrale, più avanti vi verranno dati anche dei dettagli, adesso io vi faccio una specie di quadro complessivo e poi i dettagli li apprenderete più avanti nel corso di questa presentazione. Al termine della laurea magistrale esiste poi la possibilità di proseguire con due dottorati diversi, abbiamo un dottorato in fisica e un dottorato in nanotecnologie, il secondo è più interdisciplinare e coinvolge anche ricercatori di altri dipartimenti. Il nostro quindi è un dipartimento piccolo, come dicevo, ma è molto vivace ed è molto attraente, se posso dire, perché diciamo, è in un contesto particolare e diciamo, questa attrattività del contesto è testimoniata dal fatto che abbiamo dei colleghi che sono venuti, diversi colleghi, a lavorare con noi, anche provenendo dall'estero, spostando la loro attività qui a Trieste. La struttura del dipartimento diciamo, risente un po', diciamo, ha una certa età, come si suol dire, ma abbiamo cercato, stiamo cercando di migliorarla, di ringiovanirla. E diciamo, c'è un altro così, punto che da un lato è un limite, dall'altro lato è contemporaneamente una possibilità, e cioè che molti di noi sono delocalizzati non solo della sede principale, che è qua in via Valerio, ma in altri contesti distribuiti sul territorio in connessione con diversi istituti di ricerca che sono diciamo, presenti sul nostro territorio. E questo è un altro punto di forza. Trieste mostra una concentrazione direi straordinaria per il contesto italiano, ma non solo, di enti e istituzioni di ricerca legati alla fisica, con cui noi collaboriamo e che rappresentano una possibilità molto interessante anche per gli studenti, soprattutto come possibilità di luogo in cui svolgere la propria tesi in collegamento con le attività e i ricercatori presenti in questi diversi istituti. È una sede, devo dire, la nostra, che però è molto, molto frequentata. In questi giorni sono ripartiti i corsi ed è uno spettacolo vedere tutti gli studenti che abitano questo luogo e gli studenti di fisica sono molto presenti all'interno del dipartimento. Quindi c'è una possibilità di rapporti, anche di una vita sociale, di un confronto, di uno scambio di idee, di esperienze, che credo sia uno dei punti di forza del nostro dipartimento. Gli studenti sono tradizionalmente molto presenti anche nell'attività istituzionale, sono presenti all'interno dei consigli, nelle commissioni. È una collaborazione molto bella che diciamo, costituisce uno dei nostri punti di forza e che speriamo, a cui speriamo possiate dare un contributo anche voi, almeno coloro di voi che decideranno alla fine di venire a Trieste. Ecco, io vi auguro così una scelta felice e serena del percorso che farete. Aspetto con ansia e con il desiderio di incontrarvi quelli di voi che decideranno alla fine di venire qui a Trieste, e lascio la parola ai miei colleghi per così presentarvi altri aspetti che non ho trattato io. Arrivederci qui a Trieste al Dipartimento. Buongiorno, dopo il direttore vi saluto io, sono Maria Peressi, sono delegata del Dipartimento per l'Orientamento in Entrata. Ecco, il direttore vi ha già preannunciato un po' come si svolge l'inizio di questa avventura per chi di voi vorrà seguirci nello studio della fisica. Volevo adesso andare avanti un po' dandovi alcuni dettagli. Vi ricordo fin da subito che è aperta la live chat a cui rispondono Daniele, Karim, Davide e Roberta, quattro nostri bravissimi studenti e dottorandi, quindi scrivete e vi risponderanno alle vostre domande.
Dunque, cominciamo con la laurea triennale. Uscite dottori in fisica dopo esservi fatti un po' di allenamento con la matematica, con la fisica classica e con i fondamenti della fisica moderna. Poi vi affacciate alla laurea magistrale e la laurea magistrale per noi è interateneo con Udine, che vuol dire che ci sono alcuni colleghi dell'Ateneo Udinese che insegnano in questo percorso. Uscite comunque con un titolo di dottore magistrale in fisica dopo 2 anni e anche se all'interno della laurea magistrale potete scegliere uno dei percorsi che noi offriamo, che sono, vi mostro alcune immagini, che sono fisica nucleare e subnucleare, che sono la fisica della materia, astrofisica e cosmologia, la fisica teorica e le sue applicazioni, la fisica dell'ambiente e interdisciplinare. Sì, perché le competenze che un fisico raggiunge nel suo percorso sono utilissime anche nella modellizzazione di sistemi fisici complessi e nei campi delle scienze applicate. E qui vi porto 2 esempi, tra cui la biofisica e l'econofisica. Esperienza, esperimento, teoria, simulazioni sono le 3 gambe su cui si poggia la fisica oggi. E il nostro piccolo ma appassionato manipolo di 50 tra docenti e ricercatori è fatto da persone che si impegnano, ognuno con le sue competenze, con i suoi interessi, con le sue capacità, in questi 3 campi e molto spesso collaborano insieme. Allora è un piacere lasciare la parola adesso a uno dei colleghi più giovani, che è il dottor Luca Bignardi, che vi accompagnerà in un ulteriore approfondimento. Luca, a te la parola. Buongiorno a tutti, anche da parte mia. Sono Luca Bignardi, sono un ricercatore e un docente presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Trieste e sono qui anch'io oggi per accompagnarvi in questo tour virtuale del Dipartimento di Fisica e dei corsi di laurea in fisica offerti dall'Università di Trieste. Prima di passare al prossimo argomento, volevo ricordarvi che se avete domande, se avete richieste di chiarimenti, se avete curiosità, potete scrivere in chat e noi vi risponderemo in diretta mentre faremo questa presentazione. Come avete sentito in precedenza, l'attività di ricerca per la fisica e per chi si occupa di fisica è estremamente importante. È estremamente importante anche per gli studenti che vogliono intraprendere questo percorso e che vogliono iscriversi ad un corso di laurea in fisica. Vorrei a questo punto parlare un po' dell'attività di ricerca e della figura del ricercatore in fisica con il professor Alessandro Baraldi, che è professore presso il nostro dipartimento ed è anche il delegato del rettore per la ricerca scientifica e per i dottorati. A lui chiederei di farci un po' un ritratto di quello che è la figura del ricercatore in fisica. Beh, mi piacerebbe superare un po' lo stereotipo, un cliché comune che vede il fisico come un individuo che sta piegato sulla propria scrivania per svolgere dei calcoli complicati su un pezzo di carta con alle spalle una lavagna d'ardesia ricolma di formule ai più incomprensibili. Nella realtà il fisico del nostro dipartimento io lo definisco un cittadino del mondo desideroso di conoscenza. È una persona che è capace e vuole confrontarsi con il resto della comunità scientifica, non solo a livello nazionale ma a livello internazionale, vuole scambiare idee, opinioni e vuole cercare di approfondire le proprie conoscenze, come ho detto, e cercare di capire anche in che cosa eventualmente sbaglia quando pensa a determinati risultati scientifici. Ad esempio un ricercatore del nostro dipartimento è
una persona che si occupa di elaborare, di analizzare i dati che vengono da strumenti molto complicati. Voglio citare in primis LHC, il più grande strumento scientifico che l'uomo abbia mai costruito nella storia, appunto situato a Ginevra, con i quali i fisici delle particelle desiderano esplorare o cercare di comprendere meglio quelli che sono i problemi della materia a livello subnucleare. E per questo motivo qualche decina d'anni or sono migliaia di ricercatori provenienti da tutto il mondo si sono accordati, hanno messo in insieme le proprie competenze, i propri background scientifici e hanno deciso quindi di costruire una macchina con un obiettivo ultimo, quello appunto di esplorare la materia a livello subnucleare per ad esempio cercare di proporre modelli alternativi a quello che è il modello standard, il modello comunemente accettato sul quale riusciamo a capire il funzionamento, attraverso il quale riusciamo a capire il funzionamento della materia, ma che possiede alcune lacune e come tale potrebbe essere superato. Un altro esempio di ricercatore del nostro dipartimento è uno scienziato che attraverso il linguaggio tipico comunemente accettato dalla comunità della matematica, parole molto semplici, anche aiutato dalla moderna tecnologia della computazione, ormai i calcolatori, supercalcolatori, gli exaflops computers, quelli che sono in grado di fare un numero di operazioni al secondo inimmaginabile fino a pochi anni fa, sono in grado di sviluppare modelli sull'evoluzione, sulla evoluzione dinamica della materia celeste. E ad esempio sono interessati a capire come mai le galassie si comportano in una certa maniera, come fanno a sorgere, a svilupparsi i buchi neri, ad esempio con l'obiettivo ultimo di dare risposta a domande molto importanti quali che cos'è la materia oscura, che cos'è l'energia oscura. Grazie professore. Sostanzialmente abbiamo capito che il ricercatore è un po' un cittadino del mondo che ha tantissime interazioni e collaborazioni con una comunità molto vasta, che sicuramente aiuta e porta avanti in modo molto efficace e molto entusiasmante la ricerca scientifica e la ricerca in fisica. Le volevamo chiedere però, come si inserisce il Dipartimento di Fisica e l'Università degli Studi di Trieste nel sistema delle istituzioni scientifiche internazionali che sono presenti qui in città e che sono, diciamo, qualcosa di unico a livello sicuramente europeo e probabilmente anche mondiale? Uno dei contributi più importanti dei risultati della ricerca scientifica del Dipartimento di Fisica della nostra Università è, certo, è stato quello di sapersi immergere nel territorio e di aver saputo contribuire in modo veramente sostanziale a far crescere città di Trieste e a far raggiungere a questa città la fama di città appunto della scienza, città della conoscenza. E da questo punto di vista l'esempio più ovvio che mi viene da portare oggi è quello del laboratorio di luce di sincrotrone Elettra, il laboratorio tra l'altro dove attualmente adesso noi ci troviamo, io sono seduto, che si trova così a pochi chilometri Piazza d'Europa, la sede del nostro Ateneo, che è un centro d'eccellenza a livello internazionale per lo studio dei materiali e dove migliaia di ricercatori ogni anno arrivano per sfruttare le caratteristiche uniche della radiazione elettromagnetica prodotta dalle due macchine, Elettra appunto, un sincrotrone, e Fermi, un laser a elettroni liberi, per investigare tante proprietà della natura in ambiti che vanno dalla chimica alla biologia, dalla medicina alla scienza dei materiali e in primis appunto la fisica. E questo in qualche modo, questa capacità di sapersi rivolgere ad altre discipline scientifiche, questa capacità di sapersi in qualche modo ibridare
di creare quasi uno scambio genetico tra i vari settori delle scienze e delle tecnologie è una fondamentale caratteristica delle attività del nostro dipartimento. D'altra parte la fisica, anche se spesso o talvolta non è evidente, permea sicuramente la nostra vita quotidiana da tutti i punti di vista. Quindi, professore, abbiamo sentito che l'Università di Trieste fa parte di un sistema estremamente esteso di istituzioni scientifiche che sono proprio localizzate in questa città e che permetteranno sicuramente a chi volesse iscriversi a questo corso di laurea di essere catapultato, mi viene da dire, nel mondo della ricerca ai livelli più alti. Le chiedo un ultimo commento, se ci può dire, anche secondo la sua personale visione, un po' qual è la caratteristica più importante e più bella, se vuole, di chi fa il mestiere di fisico, di chi fa ricerca in fisica. Vi ringrazio molto per questa domanda, perché non vorrei passasse il concetto che i fisici sono solo coloro che sanno e conoscono al meglio gli strumenti più sofisticati che la matematica ha a sua disposizione, non sono coloro che sanno usare al meglio solamente i computer e i supercomputer, non sono solo coloro che sanno progettare, costruire e sfruttare al meglio la strumentazione più sofisticata. Beh, dentro un fisico c'è ovviamente dell'altro, non siamo nelle macchine, c'è un'indescrivibile, direi, passione per il lavoro che noi svolgiamo, c'è un insaziabile desiderio continuo di approfondire tutte le nostre conoscenze, siamo caratterizzati, direi, da uno spirito indomito, capaci di resistere a alte pressioni e a un'enorme mole di lavoro quotidiano, caparbietà, perseveranza, tenacia, sono termini che si addicono al carattere di un fisico. Abbiamo una grande disponibilità ad accettare sempre delle nuove sfide. E direi per ultimo, forse a livello più importante, abbiamo mantenuto intaccato quello spirito fanciullesco di quando noi tutti bambini continuavamo a chiedere ai nostri genitori, ai nostri nonni o agli adulti perché una cosa funzionava in un certo modo, perché una cosa era così, perché una cosa era così. Quindi perché accompagna ancora le nostre esigenze di ricercatore. Grazie professore per questo suo contributo. Io vorrei in questo momento invece mostrarvi su una mappa la quantità di istituzioni scientifiche che sono presenti nell'area triestina. Come vedete il Dipartimento di Fisica e l'Università degli Studi sono soltanto una di queste, ma ce ne sono veramente tante, con una concentrazione che è, penso, unica in Italia e sicuramente ha pochi altri uguali in Europa e nel mondo. Questo è molto importante anche per i nostri studenti, perché l'attività di ricerca dei docenti ricercatori dell'università si svolge in collaborazione molto spesso con ricercatori di queste altre istituzioni. Questo significa che anche gli studenti che stanno preparando la loro attività di tesi svolgono e possono svolgere attività di ricerca in collaborazione con queste istituzioni. Questo dà sicuramente l'opportunità agli studenti di ampliare i propri orizzonti e di lavorare su tematiche che sono estremamente rilevanti nel campo della ricerca scientifica e nel campo della ricerca scientifica in fisica in particolare. Una volta che però si è conclusa la tesi, che si è discussa la tesi, si può pensare qual è il prossimo passo. Ci sono diverse possibilità per i laureati in fisica del nostro corso di laurea. Sicuramente il laureato in fisica può continuare a svolgere ricerca di base, ricerca oppure anche ricerca applicata in un ambiente accademico, oppure quindi in un'università, oppure in un grande istituto di ricerca nazionale, ma anche presso privati.
diciamo, questo è strettamente collegato però anche ad un'altra tematica, che è quella dei dottorati di ricerca, di cui parleremo fra un attimo. Però il laureato in fisica ha soprattutto qualcosa di estremamente importante che lo rende estremamente prezioso nel mercato del lavoro. Sa approcciarsi e sa risolvere, sa trattare problemi estremamente complessi, quindi con un ordine di complicazione estremamente alto. Questo perché la natura, i processi naturali, sono per loro natura molto complessi e quindi il fisico è abituato a trattare con questo tipo di difficoltà. Questo significa che il laureato in fisica può veramente svolgere la sua attività in tantissimi campi. Si va sicuramente dalle applicazioni tecnologiche, dalla ricerca e sviluppo nelle industrie, per esempio lavorando in campi relativi all'elettronica, alla sensoristica, alla medicina, nuove tecnologie per sfruttare al meglio l'energia, quindi fonti di energia rinnovabili, pulite. Da un altro punto di vista però è anche molto apprezzato il lavoro del fisico nel campo della modellizzazione, cioè questi fenomeni estremamente complessi il fisico li sa modellizzare e simulare molto bene per analizzarli, per studiarli e per capirli fino in fondo. Relativo a questo c'è un esempio abbastanza rilevante che è quello della cosiddetta econofisica, cioè lo studio dei modelli finanziari tramite metodi e modelli sviluppati dalla ricerca in fisica. E per questo i laureati in fisica sono estremamente ricercati. Ultimo, ma non ultimo, c'è l'insegnamento. I laureati in fisica sono preparati all'insegnamento presso le scuole di qualsiasi ordine e grado, hanno una gran competenza in ovviamente fisica ma anche in matematica e questo li rende sicuramente dei docenti molto apprezzati dal nostro sistema scolastico. A questo punto però, come vi dicevo prima, vorrei un attimo parlare dei dottorati di ricerca, che sono l'ultimo livello di formazione possibile in università. Si accede ai dottorati di ricerca alla fine della laurea magistrale. Per questo vorrei chiedere al professor Baraldi nuovamente di presentarci un po' quali sono i programmi di dottorato gestiti e organizzati dal Dipartimento di Fisica. Il Dipartimento di Fisica dell'Università di Trieste è anche sede amministrativa di due dei corsi di dottorato del nostro Ateneo, il corso di dottorato in fisica e il corso di dottorato in nanotecnologia. Entrambi sono stati valutati dal nucleo di valutazione della nostra università con il massimo grade eccellente, per cui noi ricercatori del Dipartimento siamo estremamente orgogliosi di questi corsi di dottorato. Gli studenti che afferiscono al corso di dottorato in fisica studiano in tantissimi ambiti differenziati appunto tra di loro della fisica. Cito tra i tanti l'astrofisica, la cosmologia, la fisica, la teoria dei campi, delle stringhe, i principi della meccanica quantistica e l'evoluzione, l'ultima delle teorie della meccanica quantistica, la fisica del nucleare e delle particelle elementari e insieme ad essa la fisica delle astroparticelle, la fisica della materia condensata sia dal punto di vista sperimentale che dal punto di vista teorico, fisica medica e anche altri ambiti, altre nicchie dove la fisica riesce a trovare applicazione che riguardano ad esempio la climatologia e la fisica dell'atmosfera. Il dottorato, invece il corso di dottorato in nanotecnologie è un esempio tipico dell'ibridazione della quale io parlavo e dell'importanza che molto spesso e sempre più spesso vogliamo dare al carattere interdisciplinare delle attività di ricerca. E quindi è un dottorato
improntato alla comunicazione e alla collaborazione con altri ambiti delle scienze, come la chimica, ad esempio, le scienze dei materiali, ma che sfociano fino alla biologia e in parte anche alla medicina, e che vanno a guardare appunto alle proprietà della materia sulla nanoscala, quindi sulla scala del 10 alla meno 9. Per entrambi i corsi di dottorato un ruolo fondamentale giocano le istituzioni scientifiche che collaborano anche nella gestione dei corsi stessi, nell'attività didattica, che sono l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Elettra Sincrotrone Trieste, solo per citare. Per noi i dottorandi sono veramente il motore, direi, della nostra attività di ricerca. Sono dei ragazzi che dopo aver studiato 5 più 3 più 5 più 5 anni, quindi dopo aver studiato per oltre 18 anni, hanno deciso che le loro conoscenze non sono ancora sufficienti e che vogliono arrivare all'ultimo gradino di quella che è il livello di studi che abbiamo in ambito universitario in Italia, e che quindi che li vedrà impegnati in 3 anni di attività di ricerca al massimo impegno, sono certo, con la massima soddisfazione. A questo punto vi sarà venuta la curiosità di capire come entrare in questa bella avventura. Beh, oltre a queste giornate di porte aperte, noi cerchiamo di offrirvi un'attività di orientamento che vi possa permettere di percepire qualcosa di più. E in particolare ricordo lo stage residenziale che facciamo a ogni anno accademico, ogni inizio settembre, che è aperto ai ragazzi che sono tra il quarto e il quinto anno delle scuole superiori. E vi teniamo qui, vi ospitiamo qui, vi facciamo conoscere un po' il sistema Trieste e i vari luoghi, i vari enti di ricerca connessi al dipartimento, e vi facciamo assaggiare qualcosa di quelle varie aree della fisica di cui prima abbiamo parlato. Se decidete di iscrivervi, ma anche se siete ancora incerti, dopo la maturità potete accedere gratuitamente al corso propedeutico che facciamo nella durata di 2 settimane, che facciamo a settembre. È un corso totalmente gratuito, basta mandare un mail per iscriversi e serve per buttare via un po' di polvere che eventualmente si può essere depositata durante l'estate, e quindi per rispolverare, per chi di voi sapesse già qualcosina di matematica, di logica, di nozioni di base, e comunque serve un pochettino così per fare da riscaldamento per entrare poi nel vivo dell'inizio dell'anno accademico. Alla fine di questo corso propedeutico c'è una prova, sì, perché il test di ammissione c'è sempre e comunque in tutti i corsi di studio. Fisica Trieste non ha numero chiuso, quindi si tratta di un test che non preclude l'iscrizione, però dovete superarlo. Niente paura se non lo superate al primo colpo, ci sono altre possibilità, e questo comunque vi aiuta anche a capire quali sono i vostri atteggiamenti, eventualmente che cosa c'è da raddrizzare nell'affrontare lo studio. Che cosa vi offriamo dunque? Spero che a questo punto l'abbiate capito. Vi offriamo un ambiente in cui la didattica e la ricerca vanno insieme. Vi offriamo un ambiente vivace, internazionale. C'è un ottimo rapporto tra studenti e docenti, e come già vi ricordava il nostro direttore, gli studenti sono molto 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 attivi. A questo proposito, oltre a ricordarvi ancora di usare la chat per parlare con i nostri studenti, vi ricordo che loro hanno preparato per voi un bellissimo video che è proprio un viaggio all'interno del nostro dipartimento, raccogliendo testimonianze di altri docenti, di altri studenti che vivono quotidianamente qui da noi. Quindi guardatelo, è sulla landing page. Vi ricordo anche
che all'inizio, soprattutto all'inizio per le matricole, noi offriamo un tutoraggio a piccoli gruppi di studenti. Quindi non si tratta banalmente di esercitatori che fanno gli esercizi difficili per voi. No, si tratta di studenti che sono un po' più avanti negli anni, che hanno imparato un metodo di studio e che vogliono aiutarvi proprio a costruire questo metodo di studio, perché forse questa è la cosa più difficile nel passaggio dalla scuola superiore, dal liceo, dove avevate tutte provette ben codificate, interrogazioni programmate e via discorrendo. È un passaggio di responsabilità, è un passaggio di maturità, ma non siete soli in questo cammino. Ci sono i tutori con voi e vedrete che sono molto, molto disponibili. Non voglio dimenticare che assieme alle facilitazioni, così con il tutorato, con l'aiuto che noi possiamo darvi, ci sono anche facilitazioni economiche. Oltre a quelle generali, per cui vi rimando alle pagine di Ateneo, ci sono premi e borse di studio dedicate agli studenti in fisica e vi ricordo anche il Collegio Universitario Luciano Fonda, che è un collegio esclusivamente di merito, cioè non c'entra il reddito, ma di questo vi parla la mia collega Anna Gregorio, a cui do la parola. Vai Anna. Buongiorno a tutti, sono Anna Gregorio, sono astrofisica e rappresento il Dipartimento di Fisica all'interno del Collegio di Merito Universitario Luciano Fonda. Qui vedete la prima pagina del sito web del Collegio Fonda, qui vedete anche il link a cui potete accedere e la splendida struttura, il cosiddetto ex ospedale militare, che ospita tutti gli studenti e le studentesse del Collegio di Merito Universitario. Quindi per qualsiasi informazione, ulteriore informazione che volete, di cui avete bisogno, potete sicuramente accedere lì, dove trovate anche i riferimenti di tutti i rappresentanti del Consiglio e quindi anche lì. Il Collegio accoglie e supporta gli studenti meritevoli dell'Università di Trieste, di tutte le aree scientifiche e umanistiche. Quindi è un collegio assolutamente trasversale. Per noi è fondamentale che gli studenti partecipino attivamente a tutte le attività in maniera assolutamente trasversale, in modo tale che ci sia proprio questa contaminazione fra gli studenti e tra le materie che studiano gli studenti. Essendo per merito, la missione al collegio avviene tramite selezione che si tengono tra luglio e settembre dell'anno stesso. Nel caso venissero selezionati, gli studenti saranno interamente ospitati dal collegio e la retta è interamente coperta dal Collegio Fonda. Durante l'anno vengono organizzati convegni ed eventi culturali a cui i nostri studenti hanno un accesso privilegiato e gratuito e quindi queste attività sono svolte da formatori e professionisti italiani e internazionali che vengono ospitati all'interno della residenza stessa, per cui anche gli studenti hanno la possibilità di venire a contatto con questi spazi stessi. Le attività sono formative, sono extracurricolari e sono totalmente ampie come spettro, perché ci sono certamente seminari e conferenze sui temi anche più attuali, ma a questo ci correla anche corsi dedicati su argomenti ben specifici, corsi specialistici di lingua inglese e in caso anche di altre lingue su speciale richiesta, attività di orientamento e non trascuriamo affatto, perché per noi è sempre molto importante, anche attività formative dedicate al miglioramento e all'interpretazione delle proprie soft skill. Quindi veniteci a trovare, vi aspettiamo numerosi. Grazie. Ciao a tutti e a tutte, sono Daniele Iannotti e sono uno studente al secondo anno di laurea magistrale Interateneo presso il Dipartimento di Fisica, con indirizzo Fisica Teorica. Una delle domande che ci si può porre quando si parla di fisica è: perché studiare fisica? A questa domanda hanno già risposto i docenti, ma io voglio raccontarvi perché ho scelto di studiare fisica e perché proprio a Trieste.
Vengo da una laurea triennale presso un'altra università, la Sapienza di Roma, e ho deciso di proseguire i miei studi qui a Trieste per svariati motivi. Uno è la dimensionalità più familiare del dipartimento, che permette di avere dei confronti diretti con i professori, scambiare opinioni con i propri colleghi e, in generale, arricchirsi in un dibattito accademico tu per tu. La vicinanza e le collaborazioni con enti e strutture di ricerca intorno alla città di Trieste e anche all'interno permette di avere un respiro internazionale e di collaborare quando si è verso gli ultimi anni del percorso di studio con ricercatori e docenti di questi enti. Infine, la vivacità e la freschezza del dipartimento si sono sentite anche durante il Covid, con numerose iniziative e attività, non solo in ambito della fisica, ma anche esterno, e questo permette di formarsi sia come fisici, in primo luogo, e in secondo luogo come persone, avendo quindi varie opinioni e confrontarsi con i colleghi, i professori, ma anche con persone non addette al campo della fisica. Infine si può scegliere Trieste per studiare in generale, anche soltanto per la vista del mare che si vede quando si sale su in università. Questo è un po' quello che vi volevo raccontare. Grazie mille per l'attenzione e in bocca al lupo per la vostra scelta universitaria. Ciao a tutti, io sono Davide, sono uno studente di dottorato presso il Dipartimento di Fisica e ho studiato sia alla laurea triennale che alla laurea magistrale qui a Trieste. Sono stato anche studente del Collegio Luciano Fonda. Attualmente svolgo un'attività di ricerca nell'ambito della fisica della materia computazionale e lavoro a stretto contatto anche con alcuni ricercatori che svolgono l'attività di ricerca presso Elettra Sincrotrone e il CNR a Trieste. E mi occupo anche dell'attività di tutorato, sono un tutore al primo anno del corso di studi di fisica, pertanto potrete incontrare me come anche altri studenti di laurea magistrale e di dottorato al primo anno per aiutarvi ad affrontare gli esami e a darvi consigli. Buona giornata a tutti e spero di rivedervi presto qui a Trieste. Ecco, prendo ancora io la parola per darvi qualche numero. Ad oggi, 21 ottobre, noi abbiamo circa 145-150 matricole, alcune iscrizioni sono in fase di perfezionamento. Vi ho messo qui anche la citazione di alcune classifiche nazionali e mondiali che vedono fisica di UNITS, direi, ben piazzata. Quindi non siamo solo noi a dire che vi trattiamo bene, ma sono le classifiche internazionali e nazionali che ci danno ragione in modo obiettivo, ma saranno gli studenti un po' più grandi a dirvi come si trovano. A proposito di questo, mi raccomando, continuate a scrivere loro in chat e di nuovo guardate il video che hanno preparato per voi. Infine, prima di lasciarvi, vi suggerisco caldamente di non abbandonare le pagine web del Dipartimento di Fisica, quindi dipartimentodifisica.units.it. Andate sotto didattica, sotto orientamento e trovate anche il mail orientamento@ts.infn.it a cui potete scrivere se avete delle domande che sono rimaste nel cassetto e non hanno trovato risposta in chat o se vi viene più avanti qualche altra curiosità o dubbio a cui volete che noi rispondiamo. Nella pagina, sotto la pagina della didattica, trovate tutto il materiale per le lauree triennali e la laurea magistrale e quindi non posso che dirvi vi aspettiamo, siamo fiduciosi di potervi accogliere qui e di vivere in presenza questa avventura insieme. Ciao a tutti!